oggi 29 gennaio del 2012, a 70 anni dalla tragedia e alla deportazione, siamo qui riuniti per ricordare insieme nella nostra Chiesa Cattolica di Kerch la tragedia e la deportazione, per non dimenticare, perché sia riconosciuto lo status di deportati. Перед Родиной второй. И там, где умирали вы, где в ссылке жили, гранитный крест стоит. И те же вас забыли. И больше тем, кому страдать пришлось, на сером камне места не нашлось. Это стихотворение, посвященное депортации итальянцев, написал наш честный чернявский Анатолий Николаевич Де Мартино. Наталью Де Мартино. Кому из Бронки в порт гоняли их. Мужчины, женщины, стариков седых, и на причале там, в Аране, без двери, гоняясь молодых, дрожащих детей. А холодный салют, и порто и салюти dell'Associazione Regionale Pugliesi di Milano. Sabato scorso, il 21 di gennaio, abbiamo celebrato anche noi il giorno della memoria. Insieme alla provincia, al vicepresidente della provincia di Milano, assessore Maerna Novo Umberto. Che vi saluta e si raccomanda di ricordare insieme a lui questa tragedia che rimane nei nostri cuori. E ci impegneremo sempre perché sia riconosciuta dalle autorità italiane e dalle autorità ucraine. Noi vogliamo giustizia e dignità, dignità della nostra tragedia. Perché i nostri morti siano ricordati con la dignità che meritano. Vogliamo dedicarvi una stele con un basso rilievo con questa scritta: in memoria degli italiani di Crimea, perseguitati dal regime sovietico, e deportati nei campi di lavoro e nei gulag, in Kazakistan, in Siberia e negli altri luoghi, ancora oggi in attesa di riconoscimento dello sterminio subito. Connazionali d'Italia posero, italiani, nella ricorrenza del 70° della deportazione, a Kerch il 29 gennaio 2012.